Qual è l'Italia che immagina? Ok, brutta domanda. No, immagino un'Italia che mi impressiona molto. Immagina come desiderio o immagino o per l'idea che mi sono fatto dell'Italia? Come desiderio. Come desiderio. Ecco, io vorrei che ci fosse un'Italia in cui si riscopre il valore della politica. Questo mi piacerebbe immaginare, perché oggi non c'è. Oggi i cattolici non fanno più politica, per esempio. La sinistra, quale? Chi? Com'è? Il maggior partito della sinistra non si capisce, che cos'è, cosa vuole, cosa pensa, eccetera. Oggi abbiamo un'Italia involgarita, impoverita proprio. Non si parla, non voglio usare la parola ideale, dico semplicemente non c'è più coscienza politica, non c'è più coscienza civica, non c'è più un totale disinteresse. Quindi io immagino un'Italia che sia interessata alla cosa pubblica. E una TV possibile, una TV che immagina nel futuro? La TV è inevitabilmente lo specchio del paese che la esprime, perché la TV è l'opinione del paese. La TV è un mezzo assolutamente pervasivo, un mezzo che è assolutamente in grado di indirizzare l'orientamento della gente. E quindi bisognerebbe ritornare a una televisione che avesse la passione civica di guardare alla realtà come si va configurando, cosa che non c'è più, o c'è solo in parte, e quel poco che c'è è contrastato, fa una vita grama, e poi rischia di essere confuso nel calderone, e quindi non si, viene anche svalutato già in partenza. Quali erano i punti di forza della TV di Guglielmi, soprattutto in confronto alla TV contemporanea? Ma i punti di forza erano questi, che appunto la TV di Guglielmi cercava di essere una televisione che faceva cose che gli altri non facevano. E la prima cosa da fare era quella di raccontare il paese. Il paese stava cambiando, era un periodo storico tumultuoso e interessantissimo, e tutta la televisione allora non se ne occupava. Noi ce ne occupammo per primi, noi ci guardammo in giro, cercammo di capire che cosa stava succedendo e cercammo di commentarlo, di trarne una lezione e anche un punto di vista, cosa che la televisione ha smesso da un bel po', nella maggior parte dei casi, di fare, questo è purtroppo. E secondo lei è possibile fare satira oggi o in che modo può essere possibile ritornare a farla come un tempo? È difficile perché la satira intanto presuppone una passione politica che si è andata a spegnere, non c'è più politica in realtà. Non è. E quindi, e poi per la satira che si avvale della caricatura, dell'esagerazione, eccetera, è superata dalle stesse persone che dovrebbero essere. Messi in, che dovrebbero essere le vittime della satira, perché loro sono più bravi di qualsiasi invenzione di scrittore e di comico satirico, quindi se la fanno da solo la satira.